si faccia l'istituzione portuale, poi concordiamo il programma di manutenzioni, di valorizzazione portuale, di vita portuale, creiamo un cerchio nel quale si stabiliscono le liberazioni delle potenzialità. Io questo è quello che vedo manchevole, questo è quello che vedo mancante e che può trovare una risposta nella intuizione di alleanza della Marca Adriatica, che non è lo stabilimento di un trono o di un supertrono. C'è un bravo studioso di economia territoriale, fino a quando non venisse raggiunto da un avviso di garanzia all'Aquila, Gaetano Fontana, che quando si è occupato del Dicoter al Ministero delle Infrastrutture, lui che ha studiato l'economia territoriale almeno per 20 anni con i migliori maestri dell'Italia, aveva rettangolizzato una serie di territori in Italia e noi eravamo stati associati a Marche e Molise per alcune infrastrutture superiori, porti, aeroporti. Ma stiamo scherzando quello che si fa con gli aeroporti nei nostri territori? Noi abbiamo riempito i portafogli di Mr. Ryan di contributi assolutamente illegittimi, che l'Europa negherebbe, perché sono soldi in cambio di voli che l'Europa nega. Se invece noi combinassimo le opportunità di spostamento aereo, avendo una visione pluriregionale possibile, dove la categoria della grandezza è pensata. Guardate che in questi ultimi anni, anche a Pescara in Abruzzo, c'è stata un'esplosione di dibattito, di innamoramento per la categoria della grandezza. Si pensa che ciò che è grande di per sé funzioni. Io non la penso così. Da un certo livello territoriale, organizzativo, economico in sopra serve la grandezza. Da un certo livello territoriale, economico, organizzato serve, andando giù, la piccolezza. Per le città io penso che una qualità sia la piccolezza, l'adesione, l'aderenza. A Mantova si vive benissimo. Io non ho difficoltà a dire che si vive meglio che a Pescara. Ad Atri si vive meglio che nella città di 200.000 abitanti spaparacchiata. Invece la regione deve essere grande, perché lì si fa governance delle infrastrutture, lì si fa attiramento di investimenti imprenditoriali, perché lì si fa fornitura di energia, perché lì si fa offerta del sistema sanitario. Allora, se mi posso articolare con ciò che è vicino, amici miei, ma la cardiologia di Ancona, voi la sapete che caratteristiche ha? E per quale ragione ogni 50 chilometri dobbiamo replicare? Non possiamo fare un'alleanza delle specialità e fare in modo che poi i numeri vengano governati verso il basso e le qualità di performance verso l'alto? A questo punta la fotografia di omogeneizzazione delle funzioni che noi possiamo simpaticamente chiamare Marca Adriatica. Tornando al tema della velocità, io sogno un territorio organizzato nel quale le performance migliori siano la velocità, la qualità, la facilità. La reazione della pubblica amministrazione deve essere facile rispetto a chi vuole nascere come impresa. Non può essere che una domanda di un imprenditore ottenga come risposta il sine die, e accade ancora oggi, in tempo di sportello unico, di premi di produttività, di valutazione dei dirigenti. Non c'è l'idea che, venuta meno la risorsa finanziaria, fiscale, l'altra risorsa è la risorsa norma, che viene veicolata in corrispondenza dell'asticella del tempo. Uso fino all'impossibile la risorsa norma per fare in modo che io velocemente ti dia la mia risposta. Giorni fa sono stato dall'ambasciatore turco in Italia, l'ho già detto in un'altra occasione, a Akil, un imprenditore che si è laureato alla normale di all'ENA francese, si è specializzato. Alla domanda mia: ma come fate voi ad essere così facilmente somiglianti ai tedeschi del mare? Lui mi ha detto: Luciano, noi in Turchia facciamo così, neghiamo la siesta e in 6 giorni diciamo sì a tutti quelli che vogliono fare intrapresa economica.
nel Texas in 48 ore. Noi dobbiamo imparare ad essere veloci, facili. La pubblica amministrazione è una funzione di chi intraprende. Se ci fosse un nuovo De Gasperi direbbe non quello che ha detto nel 1946, sogno un'Italia di tutti piccoli proprietari terrieri, direbbe sogno un'Italia di tutti intraprendenti economicamente, di tutti intraprenditori economicamente parlando. Ma perché questo accada? C'è bisogno della funzione amministrativa facile e c'è bisogno della risposta veloce. E a che questo si determini, ricreiamo un interesse nazionale. C'è un bellissimo numero di una rivista anche odiata negli ultimi tempi, perché anche quella lì indagata, Italiani Europei di Amato e D'Alema, il primo numero scrisse l'interesse nazionale che manca all'Italia, facendo un paragone tra l'interesse nazionale che c'è negli Stati Uniti, interesse nazionale concepito come agenda delle priorità. Noi dobbiamo stabilire un'agenda delle priorità nel paese e nei territori regionali organizzabili. Io scriverei in un'agenda regionale dell'Abruzzo che questa deve essere la regione della facilità. È facile intraprendere e realizzare il proprio progetto di vita. Che bello quando un pubblico funzionario ti telefona a casa e ti dà notizie sulla sorte del tuo progetto, della tua iniziativa. Un direttore generale è riuscito a fare questo all'INPS. L'INPS dell'Italia, da dopo Biglia, telefona a casa al cittadino e dice: la sorte della tua posizione contributiva a fini pensionistici è così stabilita, ti insegue a casa positivamente. Ecco, io penso che sia possibile disegnare una pubblica amministrazione che si compieghi, e un territorio regionale deve candidarsi a vincere la sfida competitiva accettando di dire: da me si fa prima. In California, nel Texas, addirittura è questione di ore per dire di sì. Così come è importante che ci sia la velocità degli spostamenti, delle merci, delle persone e delle idee. Ricordate Santilli, giornalista di Sole 24 Ore, mai affascinato dalla pornografia dello scrivere, giornalista economico di Sole 24 Ore, scrive che un territorio funziona se da dove a dove impiega non oltre 45 minuti, dove il primo dove è la montagna e il secondo dove è il mare. Noi, per fare che questo accada, ci dobbiamo dotare di un patrimonio di infrastrutture che non è figlio di Crizia, ma figlio del programma degli uomini di buona volontà. Le Marche e l'Umbria hanno fatto quadrilatero, l'Abruzzo aspetta di fare il triangolo con le Marche per completare un aggancio di penetrazione da gomma verso le Marche, che poi significa anche tutto quello che c'è a destra delle Marche e a nord delle Marche. Col Molise si sta lavorando per fare sì che la Fondo Valle Sangro rimedi ad un livido degli anni 60, ma è possibile che un viadotto caduto negli anni 60 non sia stato ancora risolto? Non è colpa dell'ANAS, che ascolta, che gli si dica qual è la priorità. Manca la visione. C'è uno scappa-scappa che rileva qui e lì la priorità di quel tenimento elettorale territoriale. È qui che noi dobbiamo riempire il vuoto. È la visione d'insieme che ci fa cogliere le priorità e che poi ci fa riempire la pagina dell'agenda dell'interesse nazionale regionale. Ultima affermazione, cari amici. Una regione si fa riconoscere, si fa preferire se è capace di offrire qualità della vita. 66 milioni di pensionati americani hanno eletto le Marche a regione della qualità della vita. È vero o non è vero questo? È vero. Perché c'è la qualità della vita frutto della combinazione del mare, della collina, della campagna, dei giacimenti culturali. Insomma, c'è la liberazione di tutti i punti di forza. Ma questo, combinatamente con quello che ci sa mettere l'Abruzzo e con la grande distesa di spazio che ci mette il Molise, con la vicinanza che noi abbiamo con Sua Maestà le acque dei fiumi, con questa bellezza accomunante del mare, perché noi non dovremmo riuscire a dare ulteriore forza a quel numero di 74 miliardi di euro che è il PIL delle tre regioni?
Noi insieme mi sono fatto due conti. Ogni anno mediamente mettiamo sul tavolo qualcosa come 400 tra brevetti e idee innovative depositati a via Molise al Ministero dell'Industria. Sono brevetti e idee innovative che possono produrre intrapresa economica reale. Insomma, tutto questo, se ci si mette insieme, lo si può fare. Dal 2001 le regioni hanno un potere normativo straordinario, ve lo leggo a volo d'angelo: infrastrutture, energia, materia riferita alla sanità come voi la conoscete, purtroppo, che oggi si fa leggere come mobilità passiva. Addirittura anche il settore del credito evoca il potere normativo regionalista. E perché non ce la dovremmo fare noi? A fare sì che qui si viva davvero bene, dove ognuno possa realizzare il suo progetto di vita. Io credo, lo dico a Gian Mario Sfacca, al quale auguro di essere votabile anche in Abruzzo in qualche competizione. Lui sarebbe pronto per fare oggi il parlamentare europeo o l'uomo di governo, in un governo non di morti dentro, perché si può essere masterizzati, come dice De Rita, ma morti dentro. Perché il problema di questo governo, sapete qual è, cari amici che siete qui? È che non sono sempre capaci di interconnettersi con i segmenti vitali della società. Ma come si fa a postulare quella coppia di elementi rivelatori per chiudere o lasciare aperte le province? È come se noi dicessimo, o il nostro amico Ornaghi dicesse, per chiudere i musei valutiamo quanti stabilimenti balneari sono aperti. E che c'entra il numero degli abitanti e l'estensione del suolo per mantenere in vita o chiudere le province? La provincia non è ente di servizio degli abitanti presi nella loro generalità o del suolo del territorio nella sua generalità. La provincia, l'abbiamo visto qual è lo scanner delle sue competenze. Che c'entra assommare quelle due categorie numeriche? A Zonzo è stato fatto, da geometra di Fontamara. E perché è accaduto questo? Per la penuria di proposta politica nei luoghi dove la politica dovrebbe produrre. Una volta, se ci fosse stato il tempo di Giorgio Ruffolo al Ministero della Programmazione Economica, o anche Pieraccini, o la scuola del gruppo 80, avrebbero creato degli elementi veri di discernimento, quale provincia lasciare alla sua autonomia e quale provincia combinare. E parlo da sindaco di Pescara, votato e rivotato, da affascinato dal governo di una città, parlo in rappresentanza di una realtà politica che non soffre il venire meno del trono dell'ente provincia, che poco incrocia la vitalità economica di una comunità provinciale. Ve lo vorrei dire in dialetto: il palazzo della provincia con la forza dell'economia provinciale purtroppo da 10 anni non c'entra più niente, non c'entra più niente. E chi si ferma un po' a leggere anche alla rovescia i giornali lo coglie questo. Ma perché noi vogliamo comunque che si attivi una riflessione? Dove si va a finire con questi calci alle norme? Dove si va a finire? Ogni giovedì esce una norma che toglie qualcosa, ma anche la spending review ce la deve avere una direzione di marcia. Chiudiamo un attimo una riflessione su un punto: ma se per esempio noi chiudessimo i piccoli comuni in Abruzzo, dove vanno a vivere quelle famiglie? Quello spazio di risulta svuotato diventa il luogo dei diavoli. Che diventa? Che succede quando noi chiudiamo le autonomie municipaliste minori? Che succede poi lì? Che accade l'inferno? Qual è la qualità della vita che si stabilisce lì? Ma lo vogliamo fare noi un ripensamento progettuale di quello che deve rimanere, di quello che va tolto? De Rita ha mandato nelle case dei suoi amici un libro, I valori degli italiani, ed è una critica, concludo, soffusa a come si sta procedendo, almeno su alcuni segmenti. A me piace il recupero di dignità internazionale che ha prodotto Monti, a me piace il lavoro che qualche altro sta facendo, tipo la Cancellieri, però insomma a queste misure di governo manca la spinta della crescita.
tutto ciò che deve essere razionalizzazione mi sembra molto frutto della casualità. C'è un rischio che riguardi questo modo di procedere, che noi assolutamente dobbiamo tendere ad invertire, raccogliendo la sfida, rilanciandola nei territori, animando un dibattito. Questa sera noi abbiamo voluto creare questa occasione. Dopo di me mi piacerebbe tanto che desse, se c'è qualche opinione discordante, mi farebbe piacere guardarla negli occhi. Se invece l'opinione discordante la si nasconde in lontananza, non ha nessuna considerazione, ma forse meriterebbe un fischio violento. Allora io inviterei, per un punto di vista, Camillo D'Alessandro e poi Nuccio, che è un amico ideale delle nostre attività sociali. Chiedo ancora comprensione ai nostri speciali ospiti per questo allungamento non previsto della nostra occasione di confronto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Luciano D'Alfonso, grazie ai presidenti che sono qui, all'assessore, soprattutto grazie a voi. Io penso che non capiti in nessuna parte della regione Abruzzo, a quest'ora, con questo caldo, ci sia tanta gente attenta, raccolta attorno ad un grande amico di questa città, che non dà per scontato nulla, neanche se stesso. E non lo dà, e questo è il messaggio che ci dà spesso, perché pone sul tavolo non la vicenda di un nome e cognome, ma questioni, argomenti, sul quale poi si sfida una classe dirigente. E la politica o la coglie questa occasione, cioè di entrare nel merito dei problemi che riguardano il territorio, perché il territorio è vita delle persone, è qui che viviamo. È qui che accadono le cose. La crisi è globale, ma gli effetti sono locali, e a questo livello si dà o non si dà la risposta. E dunque D'Alfonso pone una serie di questioni, di temi, di argomenti. Oggi, convocando rappresentanze di vertice istituzionale, ragioniamo insieme su questo. Io ho cercato di riprenderla come si può all'interno di un consiglio regionale, non sempre attento a scrivere la vera agenda delle priorità. Il tema, se a noi come istituzione Abruzzo ci riguarda e ci interessa ciò che accade nelle nostre prossimità, e se ciò che accade nelle nostre prossimità ci influenza positivamente o negativamente, se può diventare il confine non più un problema ma una grande opportunità. Cioè un grande territorio, Abruzzo, Marche e Molise, che non sono solo vicine dal territorio, sono anche vicine per la funzione di questo mare Adriatico, dove l'unica cosa che si pensa di poter fare sono quei buchi che producono petrolio nel mare Adriatico. C'è invece un'altra idea, un'idea della civiltà delle culture mediterranee, che certo non immaginavano nell'Adriatico questi bidoni che stanno in mezzo al mare a succhiare l'ultimo petrolio che c'è. Noi pensiamo che invece sia una piattaforma per fare esattamente altro e molto di più. A me farebbe piacere, se mai sarà possibile, immaginare i consigli regionali di Marche, Abruzzo e Molise, per esempio, pensare insieme, scrivere insieme norme che riguardano le nostre realtà. Ce ne sono tante cose da fare insieme. Ma questo perché? Perché nel mentre noi non facciamo, e concludo veramente, i territori si organizzano, si attrezzano, e poi rischiano veramente di scavalcarci le opportunità che noi immaginavamo possibile coglierle, non ci sono più. Lo dico al presidente della Regione Marche, perché è un amico dell'Abruzzo. L'Abruzzo da sempre è candidata ad essere il collegamento tra i due mari, tra il Tirreno e l'Adriatico. Oggi ha capito che non lo può fare da solo, ma mentre l'ha capito, Marche, Umbria, Toscana giustamente hanno candidato il loro lembo di territorio per collegarlo al Tirreno attraverso la Fano-Grosseto, candidandosi in Europa, avendo idee chiare, oggi chiedendo al governo addirittura i soldi, i finanziamenti per realizzare questo nuovo collegamento tra il mare Adriatico e il Tirreno. Oggi quella idea giusta per quei territori taglia fuori
Abruzzo e Molise, da quella funzione naturale che è di collegamento tra l'Adriatico e tra il Tirreno. Che facciamo? Ci arrendiamo o ci colleghiamo a quella realtà? Dopo aver fatto il quadrilatero, lo vogliamo fare il triangolo dalla provincia di Teramo che si collega alle Marche, dalle Marche quindi si collega con la Fano Grosseto, per fare in modo che noi ci stiamo. Di questo oggi penso si sia trattato. Per questo ringrazio D'Alfonso per il contributo che ha dato, che dà e che darà all'Abruzzo. Grazie, grazie. Bene, salutiamo con un grande applauso uno che alzi il dibattito, il livello del dibattito. Il nostro grande amico Duccio. Lui è l'alternativa Grillo. Vabbè. Siamo su tassi alcolemici completamente diversi. Io per far sorridere penso di stare normale. Scusate, è una cattiveria, però ogni tanto, visto che mi ha dato l'assist, facciamo qualche puntualizzazione. Io c'ho un sacco di amici che loro non lo sanno che siamo amici, perché io ho fatto pure le campagne elettorali, qualcuno a favore, qualcuno contro. Succede. Non è il passato quello che ci interessa, sarà il futuro sicuramente. Il primo problema, Lucia, scusa se te lo dico così, insomma, sono i problemi gravi per unirci. Prima il linguistico, le cozze, come le chiameremo, i moscioli, le cozze o le gioccalaniere, perché a Termoli si chiamano i gioccalaniere, ancora si chiamano i moscioli e a Pescara le cozze. Io un po' i linguaggi li conosco, anche se sono arrivato a lambire solo Ancona, e devo dire che abbiamo sinceramente, insomma, un tre quarti di DNA, se non proprio coincidenti, simili. Certo, se mi riesco a far capire da Ancona Sud, dalle baraccole fino a Isernia, mo o so frignolone o sono stupidito, è più facile la prima, insomma, o tutte e due che coincidono. E io in effetti sono qua per testimoniare che troppe cose ci uniscono anche culturalmente, noi non ce ne accorgiamo, ma viene da ridere quando si alza il dibattito, no? Se Pescara sarà provincia, se saremo sotto Chieti, se ci chiamiamo CHP, beh, insomma. A parte che Pescara è l'invenzione di Gabriele, sapete benissimo che prima di Gabriele ci stavamo, come l'Abruzzo con la O è un'altra invenzione di Gabriele, noi ci chiamiamo gli Abruzzi con la I, perché noi siamo una frega, siamo una ventina di popoli messi insieme, ogni 5 km cambia il congiuntivo, qua cambia tutto, cioè non dobbiamo porci il problema, ma sa, non usiamo a far così e non la... E ci sono delle parole che perfino all'interno dell'Abruzzo non sono uguali. Io ho fatto uno studio sulla parola peperoni. 15 modi di chiamare i peperoni in Abruzzo. Ma non lo so, siamo pure allo Molise, siamo pure alle Marche. Certo, ci devo mettere d'accordo come cazzo si chiamano i peperoni, però. Perché? Perché a Vasto, per esempio, si chiamano i pepuni. A Lanciano il peparulo. A chiedi pipitini, i chiedini ce l'hanno più piccolino, forse più lungo e fino, però i pipitini, a Pescara le pependure, sicuramente più grossi, di Pescara si meglio di certo. Quindi, e dopo si chiama Giulianova, si chiama le pepì, Duna, ha detto no, già finito. Perché? Perché contraggono tutto, so così, Giulianova è fatta così, e quindi. E dopo, tra l'altro, solo a Pescara, i peperoni, le pependure, li chiamano pure fefelluni, perché la marina di Pescara li chiama becondatori, cioè il marinese che è diverso dal pescarese, lucollese tendeva nel teramano, noi tendevamo un po' a chietino, e quindi è così.
però nonostante tutto riesco a raccontare delle storie e devo dire una cosa, che si ride in maniera, anzi, devo dire che sono più accolto nelle Marche, forse perché sono più esotico, che in Abruzzo, tant'è vero che sto più serate lì e devo dire che c'è un pubblico strepitoso e straordinario. Molte volte io, prima di cominciare a dire qualsiasi facezia, mi faccio il conto di quante cose sono sovrapponibili, insomma. Io ho avuto la fortuna di visitare, poi di essere chiamato più volte in una festa religiosa che è San Giacomo della Marca. Beh, non tutti sanno chi era San Giacomo della Marca e io mi sono appassionato alla storia di questo santo che è un vero marchigiano. Lui era insieme a un altro grande abruzzese, Giovanni da Capestrano, e poi a un altro che non c'entrava niente, Bernardino da Siena, che però aveva scelto l'Abruzzo. E pensate, Giacomo della Marca 500, 600, 500 anni fa fece il primo movimento contro l'usura. E pur perché non lo sapesse, vorrei un applauso per Giacomino della Marca, che è stato un grande, ha precorso 400-500 anni, insomma, e predicava veramente con grandissima foga insieme a Giovanni da Capestrano. Io mi sono appassionato un sacco di cose delle Marche e del Molise, delle terre del Sacramento, oppure dei vini del Marcuzzo, che non tutti sanno che ci stava già un tentativo di fare un territorio che ci univa, le Marche, l'Abruzzo e il Marcuzzo. Hanno cominciato i commercianti, cioè i produttori di vino e i commercianti, facciamo la prima festa dei vini del Marcuzzo. E ho detto, mi sta imbriacando, prima di venire già se l'hanno bevuto. Invece erano i vini delle Marche e dell'Abruzzo. E quindi io mi sento molto più a casa. Certo, parliamo di quelle che si chiamano le Marche sporche molte volte, no? Cioè le Marche più del sud, perché forse il linguaggio ci capiamo di più, però veramente non trovo assolutamente, credo che non ci sia nessunissimo problema a vederci insieme, sia culturalmente, sia commercialmente, economicamente. Loro più a nord forse ci hanno insegnato qualcosa di più, perché sai, sanno amministrare un po' di più. Sono stati sotto il Papa, questi sanno contare soldi. Noi non è che non li sappiamo contare, è che non li abbiamo mai avuti. E allora, quelli loro forse erano del Papa pure, però voglio dire, ci sanno fare, sono molto laboriosi. E poi una cosa che invidia le Marche, che non so se lo sapete, dicono, pare che ci siano i conti, che la longevità sia di casa nella provincia di Macerata, le donne che vivono più a lungo a Macerata. Mia moglie dice, ci spostiamo là, no, da morire. Poi sono rimasto affascinato da tantissime cose, dai cappelli di Montottone, ma insomma dalle cartiere di Fabriano, tante. Poi il Molise ci tengo un po' il cuore nel Molise, perché io risiedo culturalmente a Guardialfiera, forse per le terre del Sacramento, e l'accosto moltissimo questa storia a Fontamara. Sono storie di povertà e credo che siamo un po' uguali sia a Guardialfiera e sia a Pescina, però ci dobbiamo credere un po' di più, perché Luciano D'Alfonso ci porta dei personaggi che già godono di un, come dire, di una postazione dove vedono il futuro molto più chiaramente. No, è già tanto se riusciamo a zittire qualcuno che si preoccupa se la provincia si chiama PCCP. Noi dobbiamo trovare intanto popoli che ci capiscono, popoli con i quali ci possiamo unire, e spero insomma che magari anche le marinerie siano più vicine tra San Benedetto e Pescara. I linguaggi poi che vuoi, si aggiusta. Io stavo in America, ho incontrato una bella ragazza americana, non so una parola di inglese, ci siamo capiti, ci siamo scagnati la lingua. Io non so quanto tempo possiamo rubare ancora.
quanto tempo ci abbiamo? Madre di due tre cose, boh. Volevo dire qualcosa di serio, ma non mi viene stasera, mannaggia. Parliamo dei vini, sono strepitosi anche i vini del Molise, io sono legato un po' a quelli del Termolese, che sono buoni veramente, non se l'hanno imparato a fare. Se imparano pure a mettere i prezzi siamo fregati. Eppure quelli marchigiani, oggi toglieranno il Montepulciano, ci dovremmo chiamare Rosso Abruzzese, voi già ci avete Rosso Piceno, state davanti pure in questo, facciamo un rosso unico e se ne parli più. E che dire, del Molise, ci sto più in Molise che in Abruzzo, nelle feste di piazza, in tutte quelle che ci stanno. E devo dire, molto spesso gli argomenti sono gli stessi, insomma, io sono 40 anni che parlo di mio nonno, che si è morto nel 38, non l'ho manco conosciuto. Druvini, la cantina, già cioè, si crea una bella atmosfera, no? L'altra sera mi ha chiamato mio nonno alla stazione di Pescara, stava completamente ubriaco, con le mani sui binari e con i piedi, slittava sulle traversine, lo compare dietro e tu, fregate quanto è lungo sta scalinata. Lo compare ha detto, meno male che sta arrivando l'ascensore. Un'altra cosa che ho trovato è che sta Appennino che ci unisce, che non ci unisce il mare, come ha detto prima Camillo D'Alessandro, cioè abbiamo il mare che ci unisce, però teniamo pure le montagne, insomma. Montagne pure sono un altro bel collegamento, noi ce l'abbiamo un po' più forte perché almeno in queste per una cosa siamo più alto, insomma. Faccio uno freddo qua da noi. Ci abbiamo tanti hobby, i cacciatori per esempio, i cacciatori sono come i cinghiali, vanno dalle Marche fino a... Anzi, volevo chiedere, visto che ci sono delle personalità, come avete risolto il problema dei cinghiali? Come è uguale, vero? Oh, la regione Abruzzo anni fa ripagava i contadini per i danni da cinghiali. Bastava pure, dottore, vero, si fa pure ancora, si fa la domanda, si mandate delle guardie a vedere il danno. Ora io allora ho capito che il cinghiale si chiamava scientificamente ungulato. E allora bisognava fare la domanda per danni da ungulato. E già con contadini si metteva un po' sospettoso, no? Faceva questa domanda, arrivava il controllo. Quando arrivava il controllo, gli ungulati, che da mo' se ne ride. E chiaramente non veniva risarcito perché non c'era l'autore del danno, cioè l'ungulato se n'era andato e rimaneva solo l'ungulatura al contadino, perché la regione non pagava, l'ungulatura era vostra. Alla fine, studiando, non abbiamo capito se l'ungulato era la bestia o era un povero contadino. Questo per dire che tanti problemi, noi stiamo pure un po' più avanti, vi possiamo spiegare come funziona. Io non so, se mi date un tema, io così vado fino a domani mattina. Come diceva un mio amico, dice, le donne per fare l'amore hanno bisogno di una ragione, gli uomini di un posto. E a me basta un argomento, oddio, stiamo in chiesa qua, è vero? No. Scusa, non ho visto Padre Pini, facciamo un applauso in contumacia perché ci ha concesso questo locale quasi, sai, tra l'altro 15 giorni fa sono stato qua, abbiamo fatto una bella serata e quindi vi tolgo subito il disturbo, volevo chiudere questa cosa qua, tre cose dovevo dire, uno me lo so scordare, due mettetemelo in testa, magari dentro stasera. Un abbraccio a tutti, fatevi un applauso voi perché ne siete tantissimi, quasi quasi avrei messo un biglietto per beneficenza. Grazie di cuore e grazie a Luciano D'Alfonso. Lui ha fatto il compleanno qualche giorno fa e lo ha festeggiato qui con un bellissimo pubblico. Auguri a Germano, che fa anche belle esperienze di solidarietà internazionale. Io voglio ringraziare
i carissimi amici intervenuti, Gian Mario Spacca, Michele Iorio, Antonio Chieffo e Gianni Di Giandomenico, Camillo D'Alessandro, gli amministratori presenti e voi tutti, ed invitarvi. Il 21 di settembre sarà con noi in una sala, speriamo capiente, al chiuso, il ministro Ornaghi, Renato Soru, il mister Tiscali famoso che è stato presidente della Sardegna, Cerulli Relli e qualche altra bella competenza nazionale. Ragioneremo di promozione del paesaggio, di tutela, valorizzazione e promozione del paesaggio. E poi l'11 di dicembre ragioniamo col sindaco di Londra Johnson sulla sicurezza, quale fondamento, la sicurezza delle città, quale fondamento della nuova Europa. Grazie ancora, un grande saluto e vi chiedo comprensione per la lunghezza.